Ragazzi, Cospet Tank X2 Ultra. Eccolo. Adesso vi faccio vedere dentro com'è. Allora, questo è l'orologio che mi hanno mandato. Lo sto usando da più o meno 20 giorni. E la prima cosa che vi voglio dire davvero, davvero incredibile di questo orologio smart è la durata della batteria. Io in 15 giorni l'ho caricato due volte e questo già è un punto a suo favore. Esteticamente molto blindato, molto solido, plastica qui non ce n'è, praticamente alluminio, plastica va bene sul cinturino ma sulla cassa alluminio, un display molto molto luminoso. Adesso vi faccio vedere tutte le sue caratteristiche, perché me l'hanno mandato, perché questo è uno smartwatch improntato sulla registrazione delle attività fisiche, quindi ritmo cardiaco, sonno, attività sportiva, via dicendo. Non vi faccio un unboxing perché è semplicissimo, qua dentro non c'è altro che l'orologio e il suo caricabatterie. Vi faccio però vedere la sua applicazione sul telefono. Ok, qui si configura, si possono chiaramente cambiare tutti i suoi display, va bene. Come potete vedere, appunto, abbiamo tutti i dati sul telefono, sul sonno, ad esempio questo è la nottata di ieri, come è andato, questo l'altro ieri e via dicendo. Poi abbiamo il ritmo cardiaco durante la giornata, ad esempio oggi non mi sono allenato, no? Ok, ad esempio qua ci sono i passi durante la giornata appunto di oggi e tutti i parametri. Chiaramente lo si può abbinare a Strava e quando avete finito l'attività lui va direttamente su Strava. Qui vi registra tutto, chiaramente, qui vi registra tutto e qui abbiamo invece, ok, questi qui sono i circoletti. Le prestazioni del sonno, frequenza cardiaca, l'ossimetria, la pressione arteriosa, oggi l'ho misurata, vi basta cliccare qui, oggi mi ha fatto 126 su 72, vi faccio vedere, molto semplicemente avvia misurazione e lui fa la misurazione e vi viene fuori la pressione istantanea. Stessa cosa avviene per, va bene, adesso qua ci dà le previsioni meteo, questo è per far funzionare l'audio sul telefono, chiaramente tutta la parte riguardante le telefonate, quindi i messaggi, le chiamate, i contatti, gli allenamenti, fan partire da qua, il livello di stress si può appunto registrare e misurare, l'emozione anche questa, e poi di qui in più si può aggiungere del resto. A questo punto, se io vado a cliccare due volte, mi va a mettere un menu un po' più verticale, quindi posso andare a vedere tutte le altre cose che abbiamo già visto, tra cui anche le impostazioni, e a questo punto si può impostare davvero davvero qualsiasi cosa. Ragazzi, e siccome l'orologio ha il GPS integrato, adesso facciamo partire l'attività di qua e poi vediamo come la registra direttamente sull'app. Allora, abbiamo le attività, GPS collegato. Ok ragazzi, GPS collegato e fatto partire l'attività. Ragazzi, è arrivato acqua, oggi è stata un'uscita di acqua. Comunque, ecco qua i dati. Qua abbiamo il Garmin e l'orologio che, come vedete, segnano praticamente lo stesso chilometraggio, 21 e 110, 21 e 120, quindi perfetto, perfettamente identico. Carichiamo il tutto e verifichiamo proprio la sequenza dei dati e lo andiamo a vedere, ve lo faccio vedere anche sulla sua app. Aspettate, ancora una cosa interessante, guardate, c'è la mappa, la traccia in tempo reale direttamente sull'orologio. Perché non me lo mette a fuoco? Comunque si vede, ragazzi, ecco, si gira, voilà. Ho appena salvato e qui c'è tutto il resoconto dell'uscita. Quanto sono stato in ogni zona e anche la mappa. Veramente bello, veramente fatto bene, ragazzi, veramente fatto bene. Apriamo l'app, eccola qua, andiamo su sport e andiamo su pedalata all'aria aperta. Questa è quella che ho fatto appunto adesso. Ora qui a destra vedete la mappa e l'app, mentre a sinistra sono i dati rilevati dal Garmin scaricati su Strava. Questi qui sono i dati in generale, appunto a destra quelli
dall'orologio, 21,12 contro 21,10 come chilometri, le calorie 635 per l'orologio, 785 kJ per Strava, la frequenza cardiaca media 119 per l'orologio mentre 135 per Strava, 166 battiti massimi, andiamo a vedere di qua, 168 invece per l'orologio, perché appunto come avete visto se io giro a destra mi dà il ritmo cardiaco con le varie fasce. Se andiamo anche su Strava a vedere l'analisi, sì, abbiamo interpretazione delle fasce un pochettino diversa. Allora, adesso vi faccio vedere perché l'orologio è davvero molto molto solido. Come potete vedere è tutto in alluminio. Tutto in alluminio, molto spesso. Questi due attacchi qui sono quelli che servono per caricare la batteria. Qui ci sono le luci che vanno a misurare appunto frequenza cardiaca e via dicendo. Ha i due tasti laterali, quindi uno e due. Servono per far avviare appunto lo sport, se volete fare attivare una corsa, una pedalata, oppure appunto come ho fatto prima per avere il menu. Se no, semplicemente si scorre. Nessuna notifica. Ok, chiaramente si può scorrere in qualsiasi direzione. La batteria al 72%, considerate che l'ho caricato 2 giorni fa o 3 giorni fa, quindi qui davvero la batteria è impressionante, questo orologio. Ad esempio, appunto, oggi mi dice ho fatto 2677 passi, ma questo è tutto pluriconfigurabile. Il display è davvero, davvero molto, molto luminoso e molto ben fatto questo orologio. Quindi in descrizione vi lascio tutti i dati per andarvelo a vedere, le caratteristiche del produttore, quello che vi dice anche il cinturino gommato in una gomma molto morbida. Come vedete adesso lui si sta accendendo perché sta misurando qua sotto, chiaramente il ritmo cardiaco. Ovviamente l'orologio riceve le telefonate al telefono, WhatsApp, messaggi, ti avvisa ogni tot, ti avvisa, ti dice di alzarti e andare a fare un giro, di muoverti e come vedete in questo momento segna il mio ritmo cardiaco, ho iniziato a rileggerlo, 104, sono già in soglia, quindi diciamo che è ora di andarmene dall'azienda, anche perché praticamente sono le 6:30, non c'è più nessuno da un'ora. Bene ragazzi, in descrizione vi lascio tutto quello che sono le caratteristiche di questo orologio, andateci a dare un'occhiata. Se cercate un qualcosa di veramente solido e robusto, questo fa al caso vostro, molto sottile e a braccialetto, senza fare il patacone dell'orologio. Eccolo qua. Spero che questo video vi possa tornare utile. Ciao, alla prossima.